col vetro freddo, lui era un altro come me, lui senza regole. Benedetta Castelli in radio con il singolo Solo in piazza. Benedetta Castelli è con noi. Ciao Benedetta. Ciao a tutti. Ciao Benedetta Castelli con questo nuovo singolo che porta la firma di Vittorio Valenti. Ce lo vuoi raccontare? Sì, allora diciamo che questo singolo appunto è stato creato da Vittorio Valenti, ma è nato da una mia idea, che è prevalentemente la percezione che abbiamo noi del mondo in cui viviamo, una realtà nel quale contano molto di più le apparenze e in fin dei conti noi ci sentiamo molto soli. Per questo è nata l'idea di questo singolo e soprattutto il titolo, che è Solo in piazza. Poi piatta ovviamente risulta la cosa più poetica, ecco, in aggiunta. È voluto anche inserire il concetto dell'isolamento dovuto, esatto, alla pandemia? No, non è un discorso della pandemia, è proprio un discorso generale, perché spesso e volentieri al di là della pandemia, ma ancora prima, noi ci sentiamo un po' isolati in questo mondo, in questa società che preferisce comunque i social network, no? Quindi spesso, anche se usciamo, magari stiamo attaccati al cellulare, però non conversiamo con le persone che abbiamo davanti, quindi ci isoliamo. Siamo tutti insieme in piazza o comunque in giro, però siamo soli, come dici, esatto, tu. Ok, esatto, ok. Sì. È stato scritto, come dicevi, da Vittorio Valenti. Sì. Vogliamo parlare di questa collaborazione? Sì, allora, questa collaborazione è nata l'anno scorso, in quanto l'etichetta Rosso al Tramonto stava facendo dei casting per avviare delle collaborazioni con dei nuovi emergenti, quindi mi sono presentata, ho fatto le selezioni proprio con Vittorio e nulla, lui è piaciuta molto la mia timbrica e di conseguenza siamo passati dopo le selezioni alla firma del contratto. Da lì ovviamente poi abbiamo iniziato a elaborare questo progetto. Tu sei un'artista a tutto tondo, perché sei scrittrice ma anche pittrice, oltre che sì, cantante. È vero, sì. Allora, la tendenza alla pittura, diciamo che in famiglia siamo tutti un po', tra virgolette, artisti, per passione più che altro, ovviamente. C'è anche mio papà che dipinge moltissimo, io ho fatto il liceo artistico e poi c'era lo zio di mia mamma, che oltre a essere un cantante, dal quale mi è arrivata appunto la passione per la musica, anche lui aveva una passione per il disegno e quindi è una cosa un po' di famiglia, ecco. Progetti per il futuro, Benedetta? Per il futuro, beh, spero di continuare su questa strada che appunto mi piace molto e spero di poter realizzare dei nuovi singoli e andare avanti così. Dopo i sogni speriamo che si realizzino e mai dire mai, nella vita uno ci prova. Vogliamo dare i tuoi contatti social per cercarti? Su Facebook mi potete trovare come Aelita D'Arco, mentre invece su Instagram come Benny92 Skywalker. Ascoltiamo il tuo Solo in piazza e naturalmente ti auguriamo buona musica, Benedetta. Grazie mille, grazie di tutto e buona giornata. Anche ciao a te, ciao, ciao. Ciao. Calpesto col vetro freddo, lui era un altro come me, lui senza regole. Sapevo che avesse un cuore, ma non che avesse due anime. E sta a sorridere e farsene e vivere di un mondo suo che sembrerà incantevole. Solo per me ho visto che piazza tra la folla mi ha sorriso ed ho capito, forse amore, non so cosa, quel suo sguardo mi ha rapito. Vorrei, sai, non vorrei, spero solo abbia capito. Solo in piazza, forse amore, quel suo sguardo mi ha diviso. Credevo non si potesse sciogliere il cuore suo, perché è una voragine. Ma
ma poi tutta la notte scaldiamo ciò che resta di noi e sta fregarsene e farsene e vivere di un mondo mio che sembrerà impossibile solo per me e ho visto che sono in piazza tra la folla, mi ha sorriso ed ho capito forse amore, non so cosa quel suo sguardo mi ha